Cercate un cocktail fresco e dissetante? Se la risposta è sì, questa è la puntata giusta per voi. Sulla scia del successo della precedente puntata, nella quale esaminavo alcuni cocktail più classici, proprio grazie ai vostri preziosi consigli ho deciso di realizzare anche questa nuova puntata. Una nuova puntata questa volta, però, dato che siamo in estate, volta ad individuare ed a proporvi alcuni dei cocktail più freschi, più rinfrescanti, più dissetanti per questa calda, astolata, torrida estate. I cocktail che vi proporrò oggi sono in tutto 13, ve li elencherò in ordine rigorosamente alfabetico. Prima però di entrare nel vivo della puntata vi ricordo che per i più appassionati di voi sulle tematiche dell'eleganza, del buon gusto, dello stile, c'è la possibilità di abbonarvi al canale. Abbonandovi al canale avrete la possibilità di accedere a tutti i contenuti esclusivi che nel corso degli anni ho realizzato e sono davvero tanti, ma avrete anche la possibilità di accedere al mio salotto virtuale, un gruppo Telegram nel quale discutiamo insieme agli altri abbonati dei temi che tanto noi amiamo. Ma bando le ciance, entriamo subito nel vivo della puntata. Il Barracuda è un cocktail che è stato creato negli anni 50 da un barman genovese, tale Benito Cupari, che lo ideò quando era a bordo di una nave da crociera, la Cristoforo Colombo. Cupari chiamò il cocktail Barracuda in onore di un omonimo beach club a Portofino. Quindi ritorniamo nella sua Liguria e ritorniamo nell'Italia. Tra l'altro va detto che questo cocktail vinse una competizione organizzata da Ibis a San Vincennes in Valle d'Aosta. Ma entriamo nei dettagli. È un cocktail tropicale frizzante. La ricetta ufficiale prevede 45 ml di rum oro, 15 ml di galliano, 60 ml di succo di ananas, una goccia di succo di limetta e infine il prosecco a completare il bicchiere. Come si prepara? Si shakerano tutti gli ingredienti con il ghiaccio, tranne il prosecco che quello viene messo all'ultimo, e poi si filtra e si serve in una coppa da cocktail, completando quindi con il prosecco. Il secondo cocktail è la caipirinha, cioè il cocktail nazionale del Brasile concepito all'inizio del XX secolo a San Paolo. Forse non tutti sanno che originariamente la caipirinha fu concepita come rimedio per la terribile influenza spagnola, quindi nel 1918, e allora era preparata con limetta, miele e aglio, ma questi ultimi, miele e aglio, questi ultimi due ingredienti poi sono stati tolti dalla ricetta, quella definitiva, quella che vi presenterò oggi. Come tipo di cocktail si tratta di un cocktail pestato. La ricetta ufficiale prevede 50 ml di cachaça, mezza limetta tagliata a spicchi, due cucchiaini di zucchero di canna, e poi ovviamente l'immancabile ghiaccio tritato. Come si prepara? Di norma si usa pestare sia la limetta che lo zucchero di canna direttamente nel bicchiere, al quale poi aggiungiamo il ghiaccio tritato, versiamo infine la cachaça e mescoliamo leggermente. Si può bere un po' in qualsiasi bicchiere, ma diciamo quello consigliato è il tumbler basso. La caipirosca, se vogliamo, è una variante un po' più occidentalizzata della caipirinha, perché invece della cachaça c'è la vodka. È particolarmente infatti apprezzata non certo in Brasile quanto in Europa, soprattutto nell'Europa orientale, nella Russia, nei paesi scandinavi, eccetera, dove appunto è più frequente e più diffusa la vodka, ma è molto nota ed apprezzata anche nel nostro paese. Guardate, la tecnica di preparazione è praticamente identica a quella della caipirinha, soltanto che sostituiamo la cachaça con la vodka. Il gin fizz è un cocktail antico perché risale al 1800, ma non confondiamolo col gin tonic. Le vere origini del gin fizz non sono note. Quello che si sa è che nacque nel 1800, ma divenne in particolar modo popolare all'inizio del 1900, soprattutto negli Stati Uniti del Sud. Tant'è infatti che il gin fizz è spesso associato al bartender di New Orleans, Henry Ramos, che è noto per una sua variante particolare del gin fizz, che include infatti crema e albume d'uovo. Ma vediamo cosa prevede la ricetta ordinaria. 45 ml di gin, 30 ml di succo di limone fresco, 10 ml di sciroppo di zucchero e 80 ml di soda. Come si prepara? Si shakerà insieme gin, succo di limone e sciroppo di zucchero con il ghiaccio, si versa il tutto filtrando in un highball alto e si aggiunge infine la soda.
Dal gin fizz passiamo al gin tonic, che ha origini nell'India coloniale britannica. Secondo la leggenda, infatti, i soldati britannici, per prevenire la malaria, assumevano chinino, che per renderlo, diciamo, di gusto più gradevole, lo mescolavano con il gin. Con il tempo questo cocktail è diventato un long drink tra i più amati del mondo. La ricetta ufficiale, guardate, è molto semplice, perché prevede 50 ml di gin e 10 ml di acqua tonica. Anche la preparazione è semplicissima. Si versa il gin in un highball alto, si aggiunge il ghiaccio, si aggiunge l'acqua tonica, si mescola leggermente e si guarnisce con una fetta di limone. Il Moscow Mule è stato creato nel 1941 da John Martin e Jack Morgan per promuovere la vodka Smirnoff, quindi a dispetto del nome non è un cocktail russo ma è un cocktail americano. Tra l'altro è un cocktail famoso anche per come è servito, perché viene servito nella classica tazza di rame. La ricetta ufficiale prevede 45 ml di vodka, 120 ml di ginger beer e 5 ml di succo di limetta fresco. Anche in questo caso la preparazione è molto semplice, perché di fatto si versano tutti gli ingredienti all'interno del bicchiere, si mescola delicatamente per non sgassare troppo la birra e poi si guarnisce con una fetta di limetta. Il Paloma, o meglio la Paloma, è un popolare cocktail messicano spesso associato ai tequila bar e alle feste estive messicane. Perché prima vi ho detto la Paloma piuttosto che il Paloma? Perché Paloma in spagnolo significa, correggetemi se sbaglio, significa colomba, quindi sarebbe la colomba. Come tipologia di cocktail rientriamo sempre nella tipologia dei long drink. La ricetta ufficiale prevede 50 ml di tequila, 100 ml di soda al pompelmo, 10 ml di succo di limetta fresco, l'immanchiabile ghiaccio e, attenzione, un pizzico di sale. Anche in questo caso la preparazione è molto semplice, praticamente si versa tutto insieme nel bicchiere, si usa un highball alto e si mescola delicatamente. Il Pim's Cup, che significa letteralmente tazza di Pim, è un classico cocktail britannico inventato, non a caso, da James Pim nel lontanissimo 1823. Originariamente fu concepito come bevanda digestiva a base di gin, gli inglesi sono pazzi per il gin, è diventato in particolare poi molto popolare con gli eventi estivi del Wimbledon. La ricetta ufficiale prevede 50 ml di Pim's numero 1, 100 ml di limonata, ghiaccio e della buona frutta fresca, in particolare fragole, arance, cetriolo e menta. La preparazione prevede di mescolare insieme il Pim's, la limonata e il ghiaccio e infine poi si guarnisce con questa frutta fresca. Il Sidecar non è soltanto il nome del noto modello di motocicletta a cui tutti state pensando, ma è anche un popolare cocktail concepito durante i ruggenti anni 20. Probabilmente, anche se la sua storia e le sue origini sono un po' nebulose, probabilmente concepito in Francia, in particolare a Parigi. La ricetta prevede 50 ml di cognac, 20 ml di Cointreau e 20 ml di succo di limone fresco. Per la preparazione è sufficiente shakerare tutti questi ingredienti insieme al ghiaccio e poi versare il tutto in una classica coppa da cocktail. Non più dry farfalloni amoroso. In questo elenco non potevo non menzionare un cocktail famosissimo in tutta Italia e anche nel resto del mondo, anche se io devo dire non sono un suo grandissimo estimatore, che è lo Spritz. Secondo la leggenda, lo Spritz sarebbe nato per l'usanza, durante la dominazione austriaca del Veneto, per l'usanza appunto dei soldati austriaci di diluire i vini locali con dell'acqua gassata per, diciamo, diluirne un po' la potenza alcolica. Se questa è una leggenda o la realtà non lo so, quello che però è certo che comunque lo Spritz ha origine nel Veneto. La ricetta ufficiale infatti prevede 60 ml di Prosecco, 40 ml di Aperol, se volete fare l'Aperol Spritz, qualcuno preferisce sostituire l'Aperol con il Select, 20 ml di soda e poi ovviamente il ghiaccio. La preparazione è semplicissima, perché si miscelano insieme questi ingredienti in un calice da vino ordinario, qualcuno usa anche dei tumbler bassi, e poi si mescola delicatamente, quindi per non sgassarlo eccessivamente. Delle belle tabande a riposo,
il Tequila Sunrise è un cocktail che ebbe origine tra gli anni 30 e gli anni 40 al Biltmore Hotel a Phoenix in Arizona. La versione originaria, cioè quella che ebbe origine proprio tra gli anni 30 e gli anni 40, fu sviluppata da Gene Sulit, però la versione moderna, quella che conosciamo noi oggi e che di cui tra poco vi dirò la ricetta, fu, diciamo, perfezionata negli anni 70 da Bobby Lozoff e Billy Rice al Trident Bar di Sausalito in California. La popolarità di questo cocktail, pensate, esplose nel 1972 grazie involontariamente ai Rolling Stone. Mick Jagger era infatti un grande estimatore di questo cocktail e durante il tour era solito bere appunto il Tequila Sunrise. Come tipologia di cocktail è un long drink e la ricetta ufficiale prevede 45 ml di tequila, 90 ml di succo d'arancia e 15 ml di granatina. Per la preparazione occorre un filo di attenzione in più rispetto a quelle precedenti. Si versa la tequila e il sunrise in un highball pieno di ghiaccio. A questo punto si aggiunge lentamente la granatina, molto lentamente, perché questa si deve depositare sul fondo, creando appunto quell'effetto chiamato sunrise. E proprio per questo non si deve mescolare. Non più avrai quell'aria brillante. Il Tom Collins è un cocktail che fu creato alla fine del 1800 e prende il nome appunto dal suo creatore, che però non si chiamava Tom, ma si chiamava John Collins. Ma perché Tom, se poi il creatore si chiamava John? A quanto pare questo nome fu scelto per differenziarlo dall'Old Tom Gin. La ricetta ufficiale infatti prevede il gin, in particolare 45 ml, 30 ml di succo di limone, 15 ml di sciroppo di zucchero, ghiaccio e 60 ml di soda. Come si prepara? Si shaker insieme gin, sciroppo di zucchero e succo di limone con ghiaccio. Si filtra il tutto in un highball, anche questo colmo di ghiaccio, si aggiunge la soda, si mescola delicatamente e infine si guarnisce con una fetta di limone o con una ciliegia al maraschino. L'ultimo cocktail di questa lunga lista è il White Lady. Fu creato dal leggendario bartender Harry McElhone al Ciro's Club di Londra nel lontano 1919. La ricetta originale prevedeva l'uso della crème de menthe. Quando però Harry McElhone si trasferì da Londra al Ladies New York Bar di Parigi, lo sostituì questa crème de menthe con il gin, ritenendolo una versione, ecco, più raffinata ed equilibrata. La ricetta ufficiale cosa prevede? 40 ml di gin, 30 ml di Cointreau, 20 ml di succo di limone. La preparazione prevede di shakerare abbondantemente tutti gli ingredienti insieme al ghiaccio e poi di filtrare il tutto in una coppa da cocktail raffreddata, ovviamente. Alcune varianti prevedono anche l'aggiunta di albume d'uovo per conferire un aspetto, diciamo, più vellutato. E con questo, cari amici, si conclude l'excursus sulla scoperta dei cocktail più rinfrescanti e dissetanti per l'estate. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se avreste aggiunto anche qualche altro cocktail che ritenete particolarmente rinfrescante e dissetante, e soprattutto fatemi sapere se questa serie vi piace. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e, come sempre, se vi va, ci vediamo nelle prossime puntate. Ciao, a presto!